Buongiorno a tutti amici di Nexus Lab, ci troviamo di fronte all'Xperia Z, smartphone top di gamma di Sony che abbiamo imparato a conoscere al CES di Las Vegas e adesso abbiamo l'occasione di provarlo per voi direttamente al Mobile World Congress. Smartphone abbiamo scelto la versione bianca, ci sembrava forse la più carina da mostrarvi. Smartphone interamente ricoperto da una struttura in vetro, molto elegante. Piuttosto spigoloso anche come il tablet Xperia Z, però a livello di stile è molto bello, non è più di tanto scivoloso perché è piuttosto allungato e stretto, quindi si riesce a impugnare saldamente. Abbiamo un display Full HD da 5 pollici, veramente bellissimo, come è difficile dire quale sia il più bello tra questo e quello dell'HTC One o del recentissimo Padfone nuovo Infinity, però questo fa la sua bellissima figura. Smartphone resistente, waterproof, resistente alla polvere e all'acqua. Qua nello stand Sony più volte abbiamo visto immergere tale telefono in acqua per dimostrare tale feature. Abbiamo nel dialer la ricerca automatica dei contatti, piccola feature che ormai troviamo in tutti i cellulari non Android stock. In più abbiamo il processore Snapdragon Snapdragon 600, che ormai anche quello è diventato uno standard per praticamente tutti i top di gamma attuali. Abbiamo una fotocamera posteriore con un sensore da ben 13 megapixel, fa foto, ne abbiamo scattata una al volo prima, vi facciamo vedere un attimino anche a voi la funzione fotocamera. Sembra fare foto veramente fluide, è veramente nitide, scusate. Questa è la galleria classica, non ci sono particolari variazioni. Batteria da 2330 mAh, non è, essendo una scocca tutta in vetro, waterproof, praticamente rigida, non si può smontare, quindi la batteria è fissa. Per ogni sostituzione o eventuale problema bisognerà per forza di cose chiedere assistenza. Batteria che presenta una funzionalità particolare, ovvero la funzionalità Quick Charge, che ci consente di caricare in pochissimi minuti lo smartphone. Un'altra particolare caratteristica della nuova serie Xperia è la nuova interfaccia che non sembra essere cambiata più di tanto, ma ci troviamo di fronte a qualche animazione in più, qualche tema in più. Inoltre Sony è una delle pochissime che installa Chrome di default su Android Jelly Bean. Noi lo sappiamo che sui Nexus ormai è lo standard browser di default, ma molti altri preferiscono applicare un loro browser, cioè quello precedente. Questa è la schermata del multitasking, come potete vedere abbiamo sia la possibilità in questa schermata di aggiungere widget sia di chiudere le applicazioni aperte. Per ora l'abbiamo provato per qualche minuto prima di farvelo vedere e possiamo confermarvi la bontà del firmware. Non abbiamo mai registrato un impuntamento che sia uno. Questa è la tastiera nuova, molto minimale, praticamente anche questa quasi identica alla stock. Ve la provo un attimo in diretta. Dove vedo la cartolina?
Come potete vedere ho fatto solo un piccolo errore, ma niente di che. Tastiera assolutamente eccezionale anche questa. Ci troviamo veramente in difficoltà in questa fiera a giudicare quale sia il migliore device da 5 pollici in circolazione, perché sono tutti veramente ottimi. Questo Xperia Z è particolare per questa struttura, per questa combinazione del waterproof e del vetro, però per il resto ci troviamo di fronte a tutti device di alta fascia che valgono assolutamente la nomea di top di gamma.